atteggiamenti di lotta e fuga. È questo che vediamo oggi. Siccome qualcuno si reputa di essere così bello, così più grande, più equiparato, cerca di difendersi per la paura che gli altri non possano essere come lui, crea questo tipo di difesa dicendo queste persone sono così perché loro hanno questo colore. Anzi, io ne sono fiera. Spesso con le mie colleghe italiane, anche di altri paesi europei, mi chiedono quanti anni hai. Ma sapete, io faccio fatica di la mia età, non perché non ne sono fiera, ma perché loro non ci credono. Settimana scorsa ho detto ad una di loro, ho 46 anni, e lei mi ha guardata e ha detto, mamma mia, come sono brutta, perché io ne ho 36. E questa, la mia collega ne ha 36, io 46, 10 anni di differenza. E lei fa, avete pelle liscia, questo, siete così belli. Vuol dire questa cosa di una certa divisione secondo il colore, non è questo. E io, quando ho visto queste persone all'università che hanno fatto un po' la stessa cosa che avevo vissuto tanti anni fa, nell'aula eravamo quasi 300 persone nella mia sezione. Si stavano lontano da tutti gli altri stranieri, perché sono gli stranieri. Grazie a questo professore, anzi professoressa, che molto lei ha avuto a che fare con tanti stranieri, e lei ha annunciato dentro l'aula, ha detto, guardate ragazzi, non dovete stare lontano da queste persone, prima o poi guardate che risultato otterranno. E siccome io sono un po' appassionata di diritto pubblico, il primo esame di diritto pubblico, non voglio dirvi comandato, ok? Alla fine loro si chiedevano, ma scusa, noi siamo italiani, ma non sappiamo come rispondere ad un esame di diritto pubblico. Invece gli stranieri hanno risposto meglio di noi, hanno avuto 30, ma sono sempre quelle persone che sono viste come persone che sono qui perché ci tolgono, ci sottraggono. Sono le persone di cui abbiamo paura perché non le conosciamo. Ma finché le conosciamo, i ragazzi non hanno riuscito più, anzi, non riuscivano più a ricordare che queste persone sono diverse da noi. Cosa io gli ho detto ad una domanda fatta a me? Ho detto, guardate che siccome voi amanti di colori, di pittura, di disegni, dell'arte, quanto vi piace mischiare il colore? Mi hanno guardato, sì. Quando voi fate un disegno di tinta unica o tinta unita, vi sembra troppo bello? No, mi piace mischiare il colore. Secondo voi, non pensate che questo, che è l'autore di questa natura, che lui non è così tanto stupido a fare le cose diverse per farci vivere meglio? Quello che ho io non hai tu.
quello che hai tu non ho io. E loro mi hanno guardato, sì, lui sa fare le cose belle, ecco perché io, il mio colore non è nemmeno nero. Così ho fatto, ho preso un qualcosa, un foglio di colore nero, l'ho messo vicino alla mia mano e ho chiesto, hanno lo stesso colore? Mi ha detto di no. Quindi quello che tu pensi è la paura di quello che non conosci, la paura dello sconosciuto che ti rende o che ti mette nella prigionia. E così è il razzismo. Finché non riusciamo ad educarci, io parto per primo da me. È una bella cosa dire, ma certo, ma spesso è difficile fare ciò che noi diciamo. È difficile metterli in atto. Quando noi cominciamo da una persona che lo dice e lo fa dimostrandolo agli altri, ecco che il linguaggio dovrebbe, secondo me, il linguaggio corretto dovrebbe essere scoprire ciò che non conosco. Discovery. E questo dicono i scienziati. Questa è la parola degli scienziati. Dire discover, discover, discover. Ma perché il non volere scoprire lo sconosciuto? Perché ho già fatto una divisione dicendo queste persone sono queste, quelle altre sono così. Un'altra domanda che pongo sempre a tutti, anche dentro quella razza o quelle persone che uso adesso la parola razza per come l'hanno già definito, entro in quella che dicono questa è razza come è una e quell'altra, c'è chi è alto, c'è chi è 2 metri di altezza, c'è chi è 1,5 metri, c'è chi è più chiaro, c'è chi è ancora più scuro, c'è chi ha gli occhi, ma perché non sono uguali? Ma perché questa non venivano definita per questa categoria? No, non lo fanno, perché conoscono queste persone. Sono persone che io conosco, abitano vicino a me, secondo, come diceva Palumba, giusto? Giovanni Palumbo. Sì, Palumbo, perché territorialmente li conosco, abitano dentro quello che a me piace, dove io riesco ad arrivare. Quindi non mi fanno paura, per me non posso dire certe cose. Comunque sia, la parola razzismo non si può parlare così senza citare persone come Nelson Mandela. Io ho copiato alcune citazioni da Nelson Mandela. Se vorrei leggere, uno dice il razzismo è una piaga per la comunità umana. L'idea che ogni popolo può essere superiore all'altro, al punto che coloro che si considerano superiori, definiti
E tra questo come subumano, nega l'umanità anche di coloro che si elevano allo status degli dèi. Nessuno nasce odiando un'altra persona a causa del colore della sua pelle, del suo background o della sua religione. Ma questa cosa, nessuno nasce con queste cose. Però a noi ce lo insegnano. Ce lo insegnano. Un altro esempio è la mia prima figlia alla scuola materna, che lei aveva tre anni. In classe si facevano disegnare, così richiesto dalla maestra. E lei, dopo che si era disegnata, si era colorata la faccia un colore più marrone chiaro. E un altro bambino accanto a lei le ha detto: ma tu non sei così, perché non ti disegni nero? La figlia dice: no, io non ho questo sono io, questo che io disegno. Il ragazzino non riusciva e gli ha detto: no, ma tu non sei. E lei ha fatto la stessa cosa, ha preso il colore, ha messo accanto alla sua pelle, ha detto al bambino: guarda che io non sono come questo foglio. Questa cosa me l'ha raccontata la maestra quando lei osservava il modo in cui mia figlia ha risposto a questo bambino. Mamma mia, perché un bambino di 3 anni cosa sapeva? Niente. Ma questa cosa lui l'ha sentita o dai genitori o dalla televisione, come abbiamo citato quasi tutti, o dagli altri, che una persona così deve essere cosa. Grazie dottoressa Nuvocori. È stato un intervento interessantissimo e la ringrazio soprattutto per aver posto l'accento anche sul pregiudizio e sul razzismo mascherato da complimenti. Ha fatto un esempio assolutamente che pochi fanno. È stato veramente interessante. Io vorrei chiamare ancora a parlare Suleman Giallondoi, se c'è in linea. Suleman, sei in linea? Ok, la dottoressa Katrin Lehme vuole aggiungere qualcosa? Sì, non so se mi sentite. Sì, dottoressa, sì, prego, ci avviamo alla chiusura. Aggiunga quello che vuole aggiungere. Ok, veloce. La giovanissima donna. Siamo dello stesso gruppo linguistico, dal nome proprio basta dire Okorie, lo so, e lei sa Iheme, mio nome, siamo Ibo della Nigeria. Allora, anche quelli che gli europei che non conoscono i nostri nomi, non prendiamo i nomi perché è bello, suona bene. Ogni nome africano significa qualcosa. Secondo quello che succede nella famiglia, nel gruppo linguistico, il clima, eccetera, eccetera. Quello è uno. Poi io ho insegnato qui 17 anni nella scuola superiore. Ho avuto da un alunno, diciamo, la prima classe ho insegnato 1976, che qualcuno diceva: guardate con una rivista, guardate come sono sugli altri. Di loro. Ecco, però lì ho detto: Katrin, stai attento, o devi fare una donna educata europea o devi far vedere una donna selvaggia che è scesa dall'albero. Ho scelto il secondo perché
sceso dall'albero per insegnare le persone bianche. E gli ho detto, se lo ripeti, io ti faccio come si fa proprio nel villaggio. Ha capito? E se no, o chiedi scusa o non rimane in classe. Alla fine ha chiesto scusa, perché gli ho detto, tu non puoi stare qua. È proprio l'ignoranza che parlavamo prima. Alla fine, ancora se vado in qualche ristorante, su tutto il ventiero, trova qualche cibo in più sul mio tavolo perché il cuoco o qualcuno me l'ha regalato. Poi volevo dire a tutti i miei giovani, perché potrei essere anche vostra madre, perché ho compiuto 81 anni a luglio e si parlava di matrimonio e separazione. Io non ero extracomunitario qua, era mio marito che era extracomunitario in Nigeria. È lì che ci siamo conosciuti e sposati 55 anni fa e siamo ancora qui in Italia. Ecco. E poi direi che il governo dovrebbe modificare dopo i conti, perché una volta l'hanno eliminato e non va bene. Bisogna ripristinare fare queste qui, in modo che parlano di più, perché anche quelli ai bambini che vergognano di colore della pelle o qualcosa, è proprio perché qualche volta proprio i genitori non sanno come affrontare la questione. Prendiamo dai bambini. Io ci tengo, ti ripeto ancora, le fantasie del grande creatore, che non lo so se si chiama Dio o Allah o Chukwu o qualsiasi cosa, fantasia del grande creatore. Io sono una fantasia del grande creatore e mi piace così. Voi senza di voi esistete e voi senza di voi io non ci sono. Questo dico, grazie a tutti tantissimo questo incontro. Io spero che si migliora, ma razzismo non finirà, dipende da ognuno di noi come ci sentiamo dentro. Insegniamo ai bambini, i bambini, di poter anche capire, perché se non capiscono, se non cominciamo dai bambini, non potremo. Elisabeth, grazie dottoressa Katrin Yeme. Allora adesso sentiamo se Elisabeth è in linea. C'è un giovane che non l'ho sentito la voce ancora. È Suleman, ma non sappiamo se è in linea. Oh, Suleman, se parli magari. Suleman, al microfono chiuso. No, c'ho il microfono aperto. Ok, adesso sì. No, adesso io il microfono chiuso. No, non c'ho il microfono chiuso. Adesso è aperto. Adesso ti sentiamo. Non mi sentite, va bene. Adesso mi sentite tutti? Sì. Perfetto. No, comunque prima di iniziare io ringrazio di sempre, anche mille volte alla signora, la nostra mamma, come ha detto lei, oltre a nonna, mio nonna ha avuto, cioè l'ho visto l'ultima volta quando ha avuto 84 anni, quindi mamma non è uguale, sempre una saggia, una persona comunque da onorare e ringraziare per qualsiasi contributo che lei dà, perché è sempre insegnamento. Con l'ironia, le battute che fanno ridere, che però nascondono dietro tantissimo significato. Bisogna sapere codificarlo e capire cosa sta dicendo il suo intervento, cosa significa. Mi ispiro sempre da lei, ma io rimango sul mio punto di vista, parlo sempre di educazione. Riprendo la sua bellissima frase, fantasia del Signore, ma io parlo di fantasia dell'educazione. Fantasia comunque di cultura. Io non ci credo molto all'ignoranza,
sono tutte parole, secondo me, mi prendo la responsabilità, che io dico sempre, sono parole moderne, formato per nascondere la realtà. Io non capisco quando, e non capisco quando uno viene, diciamo, considerato da un ignorante, dopo che comunque lui guarda Felix perché è nero e usa certe parole, uno dice che è ignorante, non è ignorante, è cultura sua. Speriamo che questa cultura venga abolita subito. È la sua educazione, perché anche io vedo Massimo il bianco, ma io non lo chiamo bianco, lo chiamo Massimo. Eppure quando si va a vedere, si pensa che la mia cultura è quella che sta sotto, che non ho educazione, non me ne ho insegnato niente, perché quella è la realtà. Ripeto, quando vogliamo risolvere certi problemi o fare dei passi che possono portare al miglioramento di determinate cose, bisogna affrontare le cose come stanno, bisogna dirle come stanno. Io non amo queste parole, ignoranza, paura del prossimo, non ho paura di nessuno. Hanno la cultura di comportarsi male con gli altri e basta. Perché tra gli italiani, ci sono gli italiani, oggi abbiamo Massimo qua, Massimo è un fratello, è italiano. Abbiamo anche il marito, abbiamo anche il marito della signora Catherine Vieme, che è italiano. Sì, sì, ma non solo, c'è anche il professore, c'è anche il signor Colombo, che sono italiani, che quelli che noi diciamo paura dell'altro o comunque ignoranti, a volte sono di Palumbo o di altri o di te Massimo, è gente maleducata, gente che non ha cultura, bravo, capito? È quello, quindi queste parole non mi piacciono, perché per me non esistono. Che poi sono d'accordo sulla le razze, non esistono, c'è una razza, è una, diciamo, un parola buttata così, lo sappiamo tutti, perché adesso sapendolo e capendolo, è per questo siamo qua, io, te, Felix, perché non dimenticate comunque che Felix è nero, io sono nero, ma sono qua, ci mette sempre insieme. Ci mette sempre. Vediamo, ma perché noi abbiamo la pagina di Elisabeth, siamo tutti neri, perché riusciamo a parlare? Io non dico mai Elisabeth nero, io dico mai Felix nero, non lo offendo, non le dico determinate cose, però del Benin io sono del Senegal, che sono realtà anche con tante differenze. Elisabeth è del Santo Domingo, di Haiti, dove vogliamo, perché lei è una persona del mondo, però noi non li facciamo queste cose, non perché siamo migliori, perché effettivamente non siamo, non è che perché non siamo ignoranti. Io non faccio antirazzismo a nessuno, ma sono il primo grande ignorante, se andiamo nella lettera Wikipedia, l'ignoranza, perché io ignoro tante cose. Suleman, Felix da qualunque parte arrivi ha fatto l'esposizione e la suddivisione di tutti i tipi di ignoranze che non avevo mai sentito in vita mia. Ha fatto una gamma di colori universale di ignoranze, le ha elencate, sì, tutte. Sì, però lo so, lo conosco Felix, che è una bomba, quando esplode, poi se non lo capisci con il tono parti, lui è così. Quando esce fuori, tira le cose, tira fuori. Però vedi, io la cosa che chiederei, che poi non, è che bisogna togliere il razzismo dall'ignoranza. Non lo accetto io. Chi ha fatto razzismo non sei ignorante. Sei un pezzo di maionese, se si può dire. Sei un maleducato. Sei una persona senza cultura positiva. Non è ignoranza. L'ignoranza è quando tu non sai come vivo da me, ignori la mia vita, la mia storia, ignori cosa sono, cosa sa, ignori come è fatto Africa geograficamente, ignori che stai parlando con una persona indeterminata. Sì, ma quando vai a agire in certo modo, ce l'hai con i disabili, ce l'hai con i neri, ce l'hai con i gay, ce l'hai con i lesbiche, non sei ignorante, sei sbagliato. Sei un caffone, basta.
Io la vedo così. Non sono neanche cattivi, sono solo infelici. Sì. No, sono cattivi con loro stessi. Sono cattivi. Esattamente. Con loro stessi. Ascolta Suleman. Vabbè, chiudo. Adesso sentiamo se c'è Elisabeth. Grazie Suleman. Grazie a tutti quanti. Grazie a tutti voi. E adesso vorrei sentire grazie. Se Elisabeth è ancora in linea. Elisabeth. Io ci sono, non so se mi sentite. Sì, adesso ti sentiamo Elisabeth. Vogliamo concludere e salutare tutti? Io direi, visto che abbiamo un ospite che non si è presentato, essendo presenti in sala due dei suoi connazionali, mi piacerebbe che si passa almeno, gli darei i benvenuti. No, era impegnato con il vino, Mike. Di aver pronunciato bene. Così saluta e sente anche le altre due connazionali presenti qui in sala. Ok, ok, diamogli la parola. E fatti vedere, Mike. Come? Mike, ci senti? Mike. Microfono è chiuso, Mike. È tornato. Mike, fatti vedere. È chiuso il microfono di nuovo. Lascia il microfono. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì. Vi saluto, buonasera. Ho ascoltato attentamente ciò che avete detto. Complimenti, avete detto tutto. Non ti abbiamo visto, Mike. Perché torniamo lì. Vogliamo vedere. Quando c'è nero non si vede in fretta, comunque. No, io ti ho visto. No, pazienza. Non si vede in fretta, non l'ho mai sentito. Io ho scottato, è giusto che sia, comunque. Avete detto tutto, quindi va bene così. Vi saluto tutto, ciò che avete detto, speriamo che prima o poi che si vedi il risultato di ciò che stiamo cercando di dire o da fare. Non ho altro da aggiungere. Buonasera. Grazie. Elisabeth, sì? Elisabeth, vogliamo salutare e ricordare che cosa questa settimana vogliamo... Allora, spero che la linea non mi interrompa. Questa settimana... E come ho detto prima, siamo alla quarta. Elisabeth, no. Ci sei ancora? No, io ci sono, però non si sente. Allora lo dico io. C'è la campagna Oltre il pregiudizio, fatto dall'associazione Oltre il pregiudizio, con presidente Giovanni Palombo e vicepresidente Elisabeth Rico. Siamo alla quarta settimana che va dal 26 ottobre al 1 di novembre e si parla di razzismo e tutta la campagna che va dal 10 ottobre al 10 dicembre si intitola Il pregiudizio più grande, la disuguaglianza di genere e questa settimana nello specifico si parla di razzismo. Ok? Sì. Avete sentito tutti? Ok. Allora ringraziamo Elisabeth Rico Palumbo, poi dobbiamo ringraziare la dottoressa appunto Lieme, la dottoressa, mi aiuti Elisabeth a ripronunciare il nome della dottoressa? Amaka. Amaka. Vuole ripetere i cognomi? Nuocorie, grazie dottoressa. Grazie dottoressa. Poi dobbiamo infatti ringraziare il professore, l'antropologo, ok, Coppa. Poi dobbiamo ringraziare Felix, appunto, che ci parlava appunto dell'ignoranza. Dobbiamo ringraziare Suleman
E poi dobbiamo ringraziare anche la dottoressa Katrin Gemer. Ok, ringraziamo anche la dottoressa Jean-Thérèse Sanna che ci ha fatto la supporto. Cacifo! Come? Cacifo! Come? Come? Dobbiamo anche dobbiamo ringraziare anche Massimo. Okay. Allora Elisabeth, se mi senti, io direi di salutarvi tutti, di ringraziarvi, che ci rivediamo presto e che vi ringrazio per tutte queste belle cose che mi insegnate e vi ringrazio tutti quanti per avere sempre il sorriso. Grazie. Grazie a tutti. Ti ringrazio anche per Massimo. Grazie a voi. Grazie anche a Massimo. Statemi bene. Ciao, arrivederci a questi giorni. Allora. Ciao a tutti. Ragazzi, dove avete le maschere? Dove ce l'avete le vostre maschere?